appena finito il primo tempo, partita tra Schalke e Barcellona. Siamo qui con Davide, la tua squadra sta perdendo perché diciamo all'inizio del primo tempo, dopo il primo minuto, già hanno fatto due gol gli avversari, però voi state cercando comunque di recuperare questa partita. Sì, è una squadra tutta nuova in pratica, sì. Ci sono ben tre innesti quest'oggi e quindi all'inizio ancora non riuscivamo a trovare le posizioni giuste in campo. Adesso forse abbiamo trovato un po' le posizioni e stiamo mantenendo il risultato, anche se vedo difficile il recupero perché però nel secondo tempo diciamo cosa dovete fare per recuperare questa partita? È più difesa più cinici davanti alla porta e dobbiamo sfruttare il contropiede al massimo. Va bene, grazie. Siamo al post partita che si è vista sfidare partita tra Barcellona e Schalke 04. Siamo con Lucignano, migliore dei suoi giocatori dello Schalke 04. E ricordi un attimo il cognome? Argentato. Argentato, migliore dei suoi e migliore anche in assoluto, a cui diamo anche la medaglia. E l'applauso spontaneo del pubblico con intervento del bacio della valletta Sergio Stanziano. Partita finita 11-5. Parliamo prima con te. Senti, voi avete giocato una buona partita, solo che nel primo minuto avete subito quei due gol che diciamo mi hanno anche un po' spezzato le gambe per tutta la partita. Vabbè, diciamo che obiettivamente loro erano più forti di noi. Sì. Cioè, questo senza ombra di dubbio. Noi abbiamo portato altre due o tre persone, diciamo, valide. Però loro sul campo sono stati migliori, hanno giocato palla a terra. Abbiamo tentato di almeno di portare un pareggio. Ma hai detto un compagno di squadra che diciamo eravate tutti ragazzi nuovi in squadra. Diciamo sì, io diciamo con altri due o tre di loro che abbiamo giocato in squadra, giochiamo da sempre, però altri tre di loro erano nuovi in squadra. Non avevate nemmeno i vostro portiere. No, neanche no. Il nostro portiere titolare no. Anche se eravamo i titolari, cioè nel senso con la squadra nostra fissa comunque avremo perso sicuramente. Forse perché avremo... dai non no vabbè, no Sergio sono più forti Massimo sono più forti noi. Beh, io senza... ti ho visto giocare prima volta, per me sei un grande giocatore, sei fortissimo. Veramente complimenti, hai una preparazione atletica, una velocità, le gambe che quasi nessuno. Sì, ha fatto anche un gol che diciamo ha scattato il portiere. L'ho visto anche io da lontano, da quest'altra parte ho visto lui. Vabbè. L'ho visto da questa parte qua l'hai segnato, quindi sicuro l'ho visto. Vabbè, diciamo il merito va tutto a loro. Noi ce la siamo giocata fino alla fine, però non c'è paragone. Va bene, vogliamo salutare qualcuno? Una fidanzata, un fidanzato? Vabbè, sì, che vorresti salutare? La mia fidanzata. Ah, Ata. Sì. Ata. Okay, sì, Ata. Vabbè, ma non è un problema, Anche che Massimo rispetto. Le fidanzate, quindi l'ho intervistata di prima. Ok, allora, passione argentata. Sei una partita diciamo quasi perfetta. Ogni pallone che toccavi era gol. Hai fatto infatti anche 7 gol. La tua prima partita, giusto? Sì. Come ho detto anche al ragazzo, avete fatto una buona partita e diciamo quasi ogni occasione che avete fatto l'avete pure concretizzato. Sì, le mie azioni da gol. Ringraziamento anche agli amici, cioè agli amici della squadra. Sì. Perché hanno fatto una bella partita, abbiamo giocato bene, complimenti alla squadra avversaria. Che dire, un bel risultato. Ti mancavano un po' queste interviste, sì, è vero. I tuoi compagni di squadra gelosissimi se sono andati. Hai visto? Non c'è nessuno che ti guarda, a parte il tatu qui. Se vuoi intervenire. Si chiama Raffaele. Raffaele, complimento anche a Raffaele, grandissima partita. Senti, tu con la tua squadra dove speri di arrivare fino alla fine? Spero in finale, se per le prossime partite mi porto. Ho capito, senti, una dedica a qualcuno questa tua prestazione? Una dedica a tutta la squadra. A Dario Moio. Dario Moio, il portiere. Ah sì, vabbè. Io conosco come Dario. No, lui fa Moio. Moio. No, a lui no, non la vuole fare la dedica. Dario e tutta la squadra, dai. Va bene. Bravissimo. Complimenti a tutti, un saluto da? Giorgio Arcovinto. Ciao ragazzi. Ciao a tutti.